Ehi tu, hai forse bisogno di un circuito di redstone molto semplice da costruire per la tua vanilla? Bene, allora sei capitato nel video giusto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di redstone, in modo particolare parliamo di mini farm, che sono sicuro vi serviranno veramente tantissimo nelle vostre partite in Minecraft Vanilla. Prima di iniziare, come sempre, voglio ricordarvi di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina e se volete anche di condividere questo video in modo che altre persone possano utilizzare questi mini circuiti che vado ad illustrarvi oggi. La prima farm che andremo a costruire oggi è davvero super semplice, tant'è che non utilizza nemmeno la redstone, quindi non dovrete nemmeno scomodarvi per andare a cercarla in caverna. Questa è una farm di cibo che potete utilizzare con vari tipi di animali, per esempio mucche, maiali o pecore. Oggi la faremo di mucche. Andiamo a costruirla. Innanzitutto prendiamo un hopper e lo andiamo a posizionare sopra una cesta in questo modo. Poi posizioniamo un blocco sopra questo hopper temporaneo e qui andiamo a mettere altri 4 blocchi. Qui metto una scala in modo che posso avvicinarmi alla cesta, mentre qua intorno andiamo a mettere dei normalissimi blocchi. Togliamo questo al centro e andiamo a mettere dell'acqua in questo modo. E poi facciamo un secondo strato di blocchi in questa maniera. Questa farm sfrutta l'entity cramming. L'ho già spiegato altre volte, ma ve lo rispiego velocemente. In pratica, in Minecraft non ci possono stare più di un tot di mob all'interno di un singolo blocco. Mi pare che il numero sia 25 ed è modificabile tramite un comando. In ogni caso, quando si supera questo numero, alcuni mob soffocano e quindi muoiono. E questo è il principio che fa funzionare questa farm. Ora io vado a riempire quindi questo buco con tante mucche. Voi in vanilla, quindi in survival, non dovrete far altro che mettere all'interno di questo buco 2 mucche e iniziare a farle riprodurre. Dopo un po' inizierà appunto la magia di questa farm. Adesso io vado a farlo velocemente utilizzando un uovo, quindi vado ad aggiungere mucche su mucche qua dentro, ok? Cerco di prendere l'angolino in modo da non far crescere i piccoli, ma solamente le mucche adulte, ok? Allora, dai, nell'angolino lì. Va bene, inizio a far così, ok? Ok, ok, ragazzi, ok. Vedete che alcune mucche hanno iniziato a soffocare, quindi qua abbiamo già recuperato della carne e della pelle. Ora io la vado a togliere, così. E facciamo l'operazione che vi ho detto poco fa. Andiamo a far riprodurre le nostre mucche. Ok, dove sono andate quelle non lo so. Comunque guardate cosa sta succedendo, ragazzi. Man mano che nascono i nuovi piccoli, altre si sacrificano. Perché la cosa interessante appunto è che a sacrificarsi non sono i piccoli, bensì le mucche adulte. Quindi abbiamo sicuramente la possibilità di recuperare sia pelle che carne, che ovviamente non arriva cotta, ma per essere una farm fatta nelle prime fasi di gioco è davvero interessante. La seconda mini farm che andremo a fare oggi è una farm di pietra, non di semplice cobblestone, ma da questa farm potremo ricavare anche della pietra liscia. Ovviamente dovremo essere muniti di un piccone incantato con Silk Touch. Questa è una farm che mi piace molto perché mi ricorda la primissima farm che ho fatto nella mia serie vanilla, che è stata appunto una farm di cobblestone. Allora iniziamo con un barile. Dietro questo barile andiamo a mettere 3 hopper uno dentro l'altro in questo modo e poi andiamo a circondare tutto quanto con un blocco a scelta, purché non sia un blocco di legno. Proseguiamo ora mettendo un blocco di legno qua in fondo. Adesso vi spiego il motivo. Noi andremo a utilizzare la farm in questo punto e con un piccone andremo a rompere i 3 blocchi di pietra che si formeranno qua sopra questi hopper. Dato che stiamo usando un piccone, impiegheremo più tempo a rompere l'ultimo blocco e quindi non andremo a distruggere la farm, cosa che succederebbe se qua in fondo mettessimo per esempio un blocco di pietra, quindi molto semplice. Poi da questa parte andiamo a riempire con dei normali blocchi, mentre da quest'altra mettiamo un blocco normale, delle scale, 3 in particolare, e qua un altro blocco normale. Poi, per evitare che qui esca la lava e l'acqua, perché questo utilizzeremo, andiamo a mettere un cartello, così. E infine andiamo a coprire la farm in questo modo, quindi andiamo a chiudere tutto quanto in questa maniera. E ora andiamo a riempire questi 3 spazi con dell'acqua, quindi la mettiamo qui, poi qui e anche qui.
e infine andiamo a mettere della lava qua in mezzo sopra questo blocco, così ragazzi, e voilà. Adesso andiamo a coprire tutto quanto con delle slab in modo da rendere sicura questa farm. Ed ecco qua ragazzi la nostra farm di pietra liscia, la vedete benissimo qua. Ora se vado ad utilizzare questo tipo di piccone, quindi quello incantato con Silk Touch, utilizzeremo appunto questa proprietà per recuperare la pietra liscia che andrà a finire automaticamente all'interno del nostro barile. Come vedete non sto rompendo il blocco in fondo perché abbiamo messo il legno. Andiamo a vedere qua, voilà! E se utilizziamo invece il piccone normale, quindi non incantato, otteniamo invece della cobblestone. Voilà! Ragazzi, una doppia farm di pietra. L'ultima farm che andremo a vedere oggi è forse la più complessa delle tre, perché utilizza anche la redstone. È una farm di bone meal, davvero molto utile. Sapete, io il bone meal lo uso tantissimo nella mia vanilla per decorare e quindi penso che possa essere utile avere una farm di questo tipo, che sfrutterà lo zero tick che abbiamo visto già un paio di video fa in questa serie. Allora, iniziamo a mettere un hopper attaccato a questa cesta. Ora io sto costruendo la farm rivolto verso nord, questa direzione, perché secondo me in alcuni casi funziona meglio lo zero tick, quindi vi consiglio di fare così anche voi. Poi qua sopra andiamo a mettere un composter, che è quello per creare il nostro bone meal, e qua andiamo a fare una T con degli hopper. Ne mettiamo uno sopra il composter e altri tre in questa maniera, in modo che tutto quanto entri all'interno del composter, così. Poi andiamo a mettere delle rail e ne mettiamo tre in questi tre punti. E qua sopra andiamo a mettere dei mankart con l'hopper. Poi andiamo a togliere le rotaie qua sotto, stando attenti di non rompere il minecart o l'hopper. Ok, e voilà. E adesso andiamo a mettere la sabbia sopra questi tre minecart con hopper. Quindi prendiamo della stone provvisoria, andiamo a mettere un blocco qua, saliamo così, perfetto, e andiamo a mettere sabbia qua, e poi ne mettiamo un'altra qua per coprire tutti e tre gli hopper. A questo punto andiamo a mettere due blocchi normali qua, e qui andiamo a posizionare un pistone. Poi possiamo andare a togliere questi due blocchi. A fianco al pistone andiamo a mettere un note block, così. Poi qua andiamo a mettere un pistone appiccicoso rivolto verso l'alto. E sopra questo pistone appiccicoso mettiamo uno slime block. Poi dobbiamo andare a mettere una leva qua sotto per azionare il nostro pistone appiccicoso, che sarà anche la leva per far partire la nostra farm. Azioniamo e qua, dove c'è questo slime block, mettiamo un blocco di redstone. A questo punto qua andiamo a mettere due observer, uno così e un altro in questa maniera, proprio dietro al nostro pistone appiccicoso. Andiamo ora a mettere i nostri tre cactus, che saranno quelli che crescendo poi cadranno dentro il composter e quindi formeranno il bone meal, e andiamo a chiudere tutto quanto con del vetro. Io faccio in questa maniera, in modo da non andare a rompere i cactus. Ok, facciamo così e così, e poi facciamo un secondo strato in questo modo. Ragazzi, la nostra farm è praticamente finita. Non ci resta che andare a far partire questo infernale meccanismo. Guardate qua ragazzi, i nostri cactus iniziano a crescere più velocemente. Adesso ne verranno degli altri. Eccoli qua, vedete, crescono molto velocemente grazie a questo zero tick. E qua il nostro composter piano piano si sta riempiendo. Quando avrà raggiunto il culmine, inizierà a formarsi il bone meal. Guardiamo, eccolo qua ragazzi. Se noi andiamo a mettere questa piccolissima farm, per esempio, nel nostro chunk di spawn, praticamente funzionerà sempre, perché sappiamo che il chunk di spawn è l'unico chunk che è sempre caricato anche nelle partite single player. E dunque ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Spero che queste farm vi siano utili anche nei vostri mondi vanilla. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e se le utilizzerete, ovviamente. Vi ricordo ancora di lasciare un like e di iscrivervi al canale. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!